Se vi ricordate, un po' di tempo fa ho fatto la flank stick, cioè la bavetta piccola. Oggi invece mi butto in grande, sulla bavetta grande, sull'obliquo, sul vasto. Ci sono tanti video su YouTube, in generale su internet, che vi mostrano come farla. Noi utilizzeremo il Big Green Egg e utilizzeremo una marinata pazzesca. Perché per una bavetta grande ci vuole una marinata grande, o meglio, ci vuole una grande marinata. E quando parlo di grandi marinate mi viene in mente ovviamente l'universo barbecue di Marco Agostini. Sono andato a pizzicarmi non tanto la Fab Four che ho già utilizzato su consiglio di Andrea di BBQ Lab, naturalmente per il Big Green Egg tutti i quesiti girateli direttamente all'Andrea, bbqlab.it, marinata King of Roast, tagli importanti di manzo come roast beef o standing rib roast. Servono in sostanza, a livello di parte liquida, 4 parti uguali di olio extravergine d'oliva, salsa Worcestershire, whisky, allarme, senape. Poi serve un cucchiaino di zucchero grezzo di canna, 2 cucchiaini di timo, un cucchiaino di pepe. Nel mio caso ha guidato la Worcestershire perché non ne avevo 100 ml, ne avevo 25, quindi sono diventati 25 di whisky single malt che mi è pianto il cuore metterli qui, però sicuramente darà una nota pazzesca. Poi mezzo cucchiaino di zucchero di canna grezzo, c'è dentro anche un po' di pepe e c'è dentro anche del timo fresco, 25 grammi, anzi 25 ml di senape, 25 ml di olio extravergine d'oliva che adesso andiamo a unire per emulsionare. La facciamo però in due modi, perché non utilizzo soltanto la marinatura di Marco Agostini, questa intanto è la mia bavetta che adesso apriamo e tamponiamo, ma utilizzo anche un'altra chiave di lettura, faccio una doppia arrabbiata perché voglio farla in due maniere diverse, quindi una parte sarà marinata, l'altra parte invece sarà con un giro di rub che daremo adesso e con un giro di rub che daremo poi quando toglieremo la nostra carne dal frigo. Sì, ma che rub usiamo? A dire la verità, nemmeno io so che rub utilizzeremo oggi perché non conosco il contenuto di questa cassetta, di questa box di legno di Venequ, che ha fatto questo packaging interessante per Natale. Nel caso date un'occhiata su www.venequ.it per guardare la composizione che vi piace di più. Andiamo allora a scoprirla insieme, togliendo la cera lacca. Mamma mia! Tolta la cera lacca, aperti tutti i lacci del caso. E attenzione. Oh, ma che bello è, ma che bello è. Guardate qua, tac, meraviglioso. E dentro poi ci sono il pork dry rub, il chicken dry rub, lo universal BBQ rub, che è il sale, pepe, aglio di Venequ, scusate, e poi il Magic Dust. Credo allora che utilizzerò proprio quest'ultimo, proprio il Magic Dust, per dare una connotazione alla mia carne, ovviamente una connotazione diversa rispetto alla King of Roast. Qui ho infatti paprika dolce, sale, zucchero integrale di canna, senape, aglio, cumino di Malta, pepe nero e peperoncino. Naturalmente questa è una preparazione che andrà strofinata sulla nostra bavetta. Poi la facciamo riposare come ci siamo già detti e facciamo un secondo giro di rub. Adesso però andiamo a vedere la carne. Scusate, non me ne ho reso conto di una cosa. Occhio che cosa c'è dentro, perché online shopping, coupon 15% di buono sconto su tutti i prodotti, eccetto quelli in offerta. Usa il codice BORDONS. Questa è una sorpresa anche per me che non lo sapevo. Se volete, quindi adesso sapete che c'è il codice BORDONS per avere un 15. Ve lo scrivo anche qui sotto, va. Allora, pronti. Olio. Worcestershire. Whisky. Se una pazza e via, adesso inizio a emulsionare. Dopo aver dato un giro di inizio, andiamo ad aggiungere anche il nostro sale, scusate, il nostro zucchero, il nostro timo e anche il nostro pepe. Andiamo avanti. Colore un pochino più tenue rispetto alla Fab Four, ovviamente. Ecco qui la mia emulsione, adesso apriamo la carne e andiamo a irrorare tutto. Dunque, ecco qui le mie due parti di bavette, erano già tagliate, vedete che bel muscolo, vedete che belle infiltrazioni di grasso. Ovviamente io non vado a togliere alcuna silver skin, alcuna pellicina, perché non mi voglio perdere in dettagli che sono comunque importanti, ma che posso per una volta lasciare in secondo piano. Adesso
Vedete che questa è una marinata molto molto densa e vedete che basta tutto sommato per coprire agilmente la mia parte di bavetta. Adesso in teoria potremmo anche metterla sottovuoto. Io in realtà la coprirò semplicemente e andrò a metterla dentro al frigorifero. Adesso ci lavoriamo l'altra. Magic Dust, questa, come ci siamo già detti. Adesso ragazzi, inutile vi faccio vedere tutto il processo perché l'abbiamo già visto bene insieme. Non deve essere una pannatura, quindi adesso strofiniamo per creare un minimo di reazione chimica. Poi giriamo dall'altra parte e andiamo a sistemare in frigo anche questa per tutto il tempo che mi servirà, penso circa 4 ore. Ed ecco qui come 4 ore dopo è diventata la mia carnina. A destra la King of Roast di Marco Agostini, a sinistra il Magic Dust di Venequ. Adesso dobbiamo semplicemente, non ve lo faccio vedere perché tanto è un'operazione molto rapida che abbiamo già fatto, andiamo a tamponare questa carne e poi andiamo a fare un altro giro di rub su questa. Il nostro Big Green Egg è già acceso, ve lo faccio vedere. Già acceso, come vedete, è intorno agli 80 gradi, 75-80 gradi. Dentro guardate cosa ho fatto, su un pezzettino di legno ho già disposto il mio meter, oltre al kit di cottura in diretta di questo grande barbecue. Quindi adesso vado a lavorarmi la carne e poi andiamo in griglia. Allora ho aperto, ho giocato un po' con l'aria, quindi sono salito a 100 gradi, ma tranquillo, adesso vado comunque a stabilizzare sugli 80 e vado soprattutto a mettermi la mia carne che porterò, facciamo andare la moto, a una cinquantina di gradi e vedete che ho il meter ovviamente soltanto in una delle due, in uno dei due pezzi, ma non c'è problema. E poi veloce fase di cauterizzazione e la facciamo caramellizzare bene 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 bene. Andiamo però a impostare la nostra cottura, vedete che l'ambiente è in risalita, impostiamo il manzo, vediamo un po' se troviamo la bavettona, 57 no, andiamo un po' più bassi noi, andiamo a 50, 50-50, avvia, già dentro, a posto, ovviamente adesso si deve stabilizzare l'ambiente, probabilmente averlo tolto il meter per poi rimetterlo non è stata una grande idea, devo lasciarlo dentro e metterlo da dentro, altrimenti cosa l'ho messo dentro a fare per prendere meglio l'algoritmo? Per far prendere meglio l'algoritmo pistola. Eccoci qua, rimuovere dal fuoco. Vedete che sono andato un filino più alto, sono stato sui 90-92, poi sono salito fino a poco meno di 105. Vedete che in 45 minuti sono riuscito ad arrivare in fondo, merito anche del monitoraggio avuto con il meter. Adesso che cosa facciamo? Apriamo la ventola d'uscita e apriamo completamente la ventola di entrata per iniziare a far salire la temperatura con estrema calma. Guardate come sono diventate le nostre bavette. Ce le prendiamo tutte e due. Ci andiamo a recuperare quella con la King of Roast e la mettiamo in un gastro, parcheggiandola per un momento. E facciamo la stessa cosa con la bavetta che ha il Magic Dust di Benecu. King of Roast e Magic Dust sembrano quei film con gli eroi americani. Allora, adesso cosa facciamo? Anzitutto mettiamo i guanti e non facciamo altro che spostare il kit di cottura in diretta. Oppla! Spostare il kit di cottura in diretta ovviamente mi consente di avere un'erogazione del calore diretta, appunto, e più elevata. Ho aperto le ventole di entrata e le ventole d'uscita per far prendere corpo al calore del carbone che adesso andrà a scaldare tutta la mia superficie. Intanto do una pulita alla griglia. Potete anche scegliere di utilizzare la piastra, così come potete scegliere di affumicare. Io non l'ho fatto perché avevo una bella marinata da una parte, un bel rub dall'altra e ho voluto provare in questa maniera. Adesso aspetto un attimo, faccio scaldare bene bene la griglia e poi metto un pochino di olio e passo in cottura direttissima.
andiamo di cauterizzazione. Ovviamente non dovrà star su tanto, meno di un minuto direi. Ovviamente grande fumo. E lasciamo andare. Ok, allora giriamo la prima. Vedete, il gioco qui è non farla diventare nera, ovviamente. E adesso ci giriamo anche la nostra seconda. Ok, signore e signori, la prima bavetta è pronta, quella con la King of Roast. Eccola qui, guardate che bella. Adesso la facciamo riposare e togliamo ovviamente anche la nostra seconda con il rub di Vene Q, che non è segnata, però che ho preso una crosticina, o comunque diciamo che si è così asciugata un pochino. Ci puliamo la nostra griglia e ovviamente tutto questo carbone che è avanzato non è che lo buttiamo via, lo lasciamo bruciare, ma ci chiudiamo le ventole di entrata, le ventole di uscita del nostro Big Green Egg e andiamo a utilizzare il carbone che sarà avanzato per altre cotture. Prossimamente lasciamo riposare e andiamo poi all'assaggio. Chiuso, tup, e chiuso. Allora, guardate la nostra bavetta, è venuta così. Per il taglio la tratto esattamente come se fosse il diaframma, quindi taglio contro fibra. Assaggio con sottofondo di bambini. Arriva, amore. Quella col King of Roast è una bomba, si sente tanto la Worcester e si sente tanto la senape, oltre al tocchettino di whisky che da quella fumicatina che è... Quindi devo dire, cottura pazzesca, ma manca l'assaggio della versione col Vene Q. Intensa quella col Vene Q, spinta di spezie. Il doppio giro di rub ha dato una bella botta di sapore. King of Roast o Vene Q? Scegliete voi la veste che preferite, io intanto mangio e poi ci facciamo le considerazioni finali. King of Roast buona, per cui Universo Barbecue, ve ne ho già parlato, Marco Agostini, lungo e largo, andatevelo a cercare, metto comunque tutti i riferimenti qui sotto, così come vi metto i riferimenti di Vene Q con il codice Bordons, avete il 15% di sconto, e il Magic Dust, nello specifico sulla bavetta grande, ha dato una botta di sapore in maniera molto interessante, rendendo la carne veramente intrigante e un'esperienza diversa rispetto a quella che avremmo avuto con una bavetta non spinta con un rub del genere, ma con un semplice pepe e sale, che sarebbe stato comunque interessante, credo proprio di sì. La prossima volta magari la farò con l'SPG, che potrebbe essere anche sufficiente, però devo dire che la bavetta grande, taglio bistrattato, invece, porca miseria, veramente veramente eccezionale. Io, come sempre, in chiusura, cosa faccio? Vi ricordo i nostri contatti: luca@bbcool.it, diana@bbcool.it, e poi ovviamente il Bordons e BB Cooler su Instagram, mi raccomando. Per volevo farvi vedere una cosa. Vedete quanto carbone è avanzato? Avendolo spento, lo posso usare agilmente per una prossima cottura, esattamente come vi raccontavo ieri sera. E come sempre, chiudiamo il video ricordandovi che se cliccate qui potete iscrivervi tranquillamente a BB Cool, e cliccando la campanella potete restare in contatto con tutte le nostre pubblicazioni, mentre qui per guardarvi un altro video. Come sempre, canale Telegram e canale Amazon, ma di questi vi ho già parlato. Ciao ragazzi, un abbraccio, alla prossima!